Ed eccoci qua, siamo appena arrivati, benvenuti su Sterrato. Ale, sono carichissimo, raga. Oggi inizia la nostra avventura qui nel Chianti, alla Chianti Ultra Trail by UTMB. Quindi ci andiamo a sparare questi 73 km, oggi facciamo un po' un giro nel village. Esatto, siamo appena arrivati a Radda, messo giù le borse, parcheggiato la macchina, tutto secondo i piani, quindi già si parte bene, perfetti verso la detonazione completa. Esatto, quindi prima cosa ritiriamo il pettorale, Ale. Buonasera. Buonasera. Come stai? Allora? Bene. Ah, c'è una bellissima fila adesso da fare per ritirare il pettorale. E quindi mettiamoci in fila. Grazie mille. Sì, grazie mille. Scusa. Così, tra l'altro, qua i ragazzi. Andreas, Dakota. Eccola! Siamo. Com'è? Come stai? Bene. Ti punto la GoPro, ti punto la GoPro, sì, esatto, addosso così. Troppa pressure senza il filtro. Ti divertirai anche a fare un po' di backstage. Sì, facciamo un po' di backstage. Adesso devo ancora capire dove devo andare, quindi questo è il classico. Devo ancora guardare la mappa e capire. Mi raccomando, in caso mi dovessi beccare, non farmi foto mentre sono distrutto. Dai, no, non sarà ovviamente fatto. Stop. Non troppo stretto, me lo tiro io al massimo. Vai. Grazie. Quindi bro, le nostre strade si dividono. Si dividono qua, io vado a fare un'intervista. E io invece vado da Vibram a risolarmi le scarpe. L'ha visto 5 cariche, dai. Però prima di andare a quelli di Vibram, vado a rompere i coglioni a te. Ciao Paolone. Ciao, com'è? Tanto come l'altra volta, cappellino. Oh yeah. E adesso tutto privato. Ok raga, io sono qua con sto per partire con l'interview con UTMB. Sono abbastanza emozionato, devo dirlo. Tra l'altro non so quando uscirà, in questo momento non si sa, ma si saprà. E niente, adesso si parte raga. Eccoci qua, finalmente siamo nel Vibram Innovation Lab. Ho appena portato le mie scarpe, che sono delle Oka Challenger con una suola decisamente non Vibram, abbastanza consumate, io le ho usate per la Lute e varie altre gare, mi sono trovato molto bene, però purtroppo non hanno più nulla da dire ormai. Solitamente quando andate a risuolarle, cos'è che andate a guardare, cosa viene preso, cosa non viene preso, quindi accettato, cosa non viene accettato? Allora, per prima cosa guardiamo le tomaie, perché la parte sopra deve essere ancora strutturalmente adeguata per portare un'altra risuolatura. Per seconda cosa guardiamo il plaid, cioè quella parte di basamento della scarpa, che può essere in diversi materiali, o Eva o Pebax, altri materiali più tecnici. Dobbiamo vedere che non siano storte, non siano segnate lateralmente o che mancano dei pezzi, come questa scarpa qua che è tutta perfetta. Come vedete in girare abbiamo solo la suola, che in questo caso Oka non è ancora Vibram in questo modello, perciò andremo a riscaldare questi tasselli, andremo a togliere questi tasselli, verrà grattata il fondo arancione, poco, non togliamo tanto, togliamo qualche millimetro. Quindi si perde anche un po' di peso. In questo caso magari guadagniamo un po' di peso, okay, perché noi metteremo una suola intera, qui non c'è gomma, perciò diventa sempre più leggera, però guadagniamo in grip e in sicurezza. Finita anche la parte di risuolatura, adesso vado a recuperare il mio prode collega Luca, che ha detto di essere dentro un bar. Sono un po' stanchino, chissà che sarà dura arrivare fino a stasera e poi domani mattina. Comunque figata davvero a parte di risuolatura. Eccolo, allora? Sono distrutto. Sei distrutto? Com'è andata l'intervista con Non si può dire? Non si può dire, ma non si potrà dire neanche quando... Ma a parte che nessuno sa quando uscirà l'intervista, quindi... Neanche loro lo sanno. Comunque è stata una figata. Io delle clip le ho fatte. È stato fighissimo. È durato tipo 2 ore, credo. 1 ora e mezza. Tutto in inglese. Me la cavo in inglese. Però veramente tosta. Infatti... ho bisogno di rifillare un po' di energie. Cannolino anche. Sì, anche il cannolino. Bravo. Così. E a te invece? È andata bene. Beh, alla fine mi risuonano ben 2 paia di scarpe. Le Challenger e le Dena Pace Emmons.
Scusami, quindi le Challenger domani le userai? No, perché le vado a ritirare. No, domani uso comunque le DNF senza sola Vibram, mi dispiace. Vuoi fare la pazzia? Ale, dai su, vado anche a prendermi qualcosa e via. Dai. Consegna del pacchetto che sicuramente non useremo, però ci sta. Perché quindi non useremo? Oh, secondo me ci salverà la vita. Dici? Sì, c'è un po' di cibo, una scarpa, eventuale scarpa di ricambio. Io non ce l'ho la scarpa di ricambio perché l'ho lasciata da Vibram. Ah, molto bene. Sempre al top. Andiamo ad unboxare il pacco gara. Tanto bellissimo sacchetto di UTMB che andrà sicuramente riutilizzato per le scarpe, ma anche perché ovvio bisogna utilizzarlo per... È per la borsa, per il cambio al 48esimo chilometro. Bravo Luca. Venga. Sei abbastanza preparato. Beh, intanto partiamo con il numero 1184. Va a caso. Andiamo all'otto. Ti piace? Sì, è un bel numero. Mi piace. Poi, vabbè, dentro cos'è? Ci sono le spillette, solite robe. No, non ci sono le spillette. Bene, bravi che lo mettono. Questo è qua è da applicare qua davanti. Così. Mio consiglio è mettere l'adesivo, cioè sì, togliere perché se no si perde. Esatto. Poi, bellissima maglia che ci sta. Allora, potevamo farne a meno? Secondo me sì. Probabilmente sì, la userò stasera come pigiama visto che me lo sono dimenticato a casa. Perfetto, vedi? Ottimo. Quindi torna utile per il pigiama. E poi abbiamo un sacchetto per le famose sgauie, ossia il so-called sgauie per la spazzatura. Sì, no. Vabbè, abbastanza bello, inutile. Bello, abbastanza bello, inutile, interessante. Secondo me. E poi abbiamo una birra. Oh, là, qua una sì, birra qua sì. Che adesso andiamo a mangiare con salatissimo e esatto, ci portiamo via ognuno la sua birra. Bravo, 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 perfetto. Top. Molto bene, molto bene. Sì, e poi tra l'altro, scusa, cioè, perché... Ringraziamo i ragazzi di NAC che ci hanno fornito l'energia per domani. Tra l'altro, figata assoluta, il purè. Bellissimo. Il purè salato. Un po' Courtney the Water. Esatto, questo. Di patate. Pazzesco. Assolutamente una figata. Vabbè, c'è anche quello, ovviamente, alle frutte varie, che probabilmente ricorderà molto quello che mangio con mio figlio. No, tra l'altro queste cose NAC dovrebbero esserci anche ai ristori, ai ristori. Perfetto. E tra l'altro, cosa abbiamo qua? Molto bene, i waffle più buoni del mondo. Bene. E le polvere da sciogliere. Questi qua sono monodose. No, sciogliere... no, mi sa che non la userò domani la polvere. No, non la provi? No, non la provi? Non credo. Il resto sì, il solido sì. Sì, dai, questo sì, no. Dai. Il solido sì. Dai. Dopo un botto di barrette. Grandi. Grazie mille ragazzi di NAC. No, dai, ma sei davvero un professionista, cazzo. Omar, ci salvi, ci ecco salvi. Ecco come serviva la frontale. Bravo, sì, vedi. Secondo te per questo una... sì. No, no, per la 70 km che si corre di giorno, ovviamente serviva per questo. Era per la e adesso bisogna un attimo recuperare con una bella cena, perché domani si corre. Ale, situazione totale, pazzesca, pasta al tonno e si vola. Tre stelle Michelin qua. Top.